Abbiamo invitato il dottor Rizzi, il prefetto Rizzi, perché lei presiede un organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia italiana e questo organismo, che ha già stilato 5 report in questi mesi, si è accorto che nei mesi della pandemia ci sono state delle operazioni sospette a livello societario. Così ci spiega bene? Sì, questo organismo che è stato voluto dalla ministra Lamorgese aveva come e ha come compito suo principale quello di monitorare eventuali rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale. E quindi, diciamo, sono stati nei vari report prodotti analizzati quelli che potevano essere indicatori di rischio di questa infiltrazione. E tra questi indicatori, per esempio, l'ultimo report fa un focus su quelle che sono le cessioni di aziende, le trasformazioni societarie, che cosa sta accadendo nel mondo dell'impresa per cercare di dare una risposta alla domanda che tutti si pongono, cioè c'è un'infiltrazione della criminalità nell'economia legale? Nel studiare i periodi della pandemia e metterli a confronto con quelli che sono invece i periodi precedenti alla pandemia, si è assistito a una certa stagnazione, cioè c'è stato un calo del 6,3% del trasferimento di quote, del trasferimento di aziende, nel turnover di partecipazioni. Questo 6,3% è abbastanza fisiologico, anzi anche Certo. inferiore rispetto a quello che probabilmente ci si aspettava. A fronte di questa diminuzione c'è stato invece un aumento importante delle segnalazioni per operazioni sospette, oltre il 7%, e un aumento delle interdittive antimafia. Quindi l'attività dei prefetti per poter impedire alle società a rischio di infiltrazione di poter avere relazioni con la pubblica amministrazione. Questi due indicatori, che sembrano quasi contraddittori rispetto a quel 6,3% di calo, rappresentano invece quanto ha fatto l'Italia e quanto ha fatto il sistema di prevenzione delle forze di polizia per evitare questo rischio di infiltrazione, in quanto, per usare una sorta di metafora, sono stati messi tanti sensori nella pancia della società per cercare di intercettare eventuali situazioni di rischio. E questo è un po' il risultato dell'attività di prevenzione. Tra l'altro, proprio per segnalare, diciamo così, questa eccellenza italiana, esiste anche un gruppo di lavoro a livello europeo su queste tematiche, guidato proprio dall'Italia insieme ad Europol, vero? Esattamente, in realtà l'esperienza voluta dalla ministra Lamorgese di costituire un gruppo interforze dove i saperi e le conoscenze di tutte le forze di polizia fossero messe a fattor comune per fornire all'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, appunto al Ministro dell'Interno, un quadro situazionale e poter quindi il Governo adottare le misure in prevenzione, diciamo, ogni tipo di misura contenitiva di questo rischio, è stata portata anche a livello europeo e oggi l'Italia è co-leader di questo gruppo Covid a livello internazionale che si riunirà peraltro domani mattina e quindi sarà un momento di confronto con 10 paesi europei e anche extraeuropei e anche con Interpol per vedere che cosa sta accadendo in vari altri paesi, perché la prevenzione vuol dire cogliere un sintomo e il sintomo che si verifica in un'epoca di globalizzazione in un paese può immediatamente manifestarsi in un altro e quindi si possono intercettare preventivamente e tempestivamente i rischi di C'è un infiltrazione. dato che mi ha colpito, non so quanto sia significativo, prefetto, chiedo a lei, che delle società che hanno avuto provvedimenti interdittivi, diceva lei, c'è stato un
aumento del 9,7% in questi mesi, il 47% di queste società ha cambiato, ha avuto una variazione societaria. Questo è un elemento che preoccupa? Guardi, questo è un indicatore di rischio. Il 47% delle società interdette ha avuto variazioni societarie. Proprio perché questo è un elemento indicativo, per verificare se nelle cessioni di aziende che si erano verificati nei settori più a rischio, perché oggi i settori che anche dalle cronache sono quelli più colpiti, il settore della ristorazione, degli esercizi ricettivi che hanno vissuto un lungo periodo di chiusura, erano stati in qualche modo rilevati, acquistati dalla criminalità, abbiamo effettuato un carotaggio su grandi numeri. Abbiamo preso 4 province italiane, al nord, al centro, al sud e nelle isole, e abbiamo verificato se i soggetti coinvolti nelle cessioni societarie avevano indicatori di rischio, cioè quegli stessi indicatori di rischio che vengono utilizzati nelle interdittive antimafia, vale a dire reati spia oppure reati fiscali o tributari. Il dato è un dato importante e significativo, perché circa il 25% dei soggetti che in queste province sono stati interessati da queste variazioni sono in qualche modo da approfondire, diciamo, presentano delle criticità. Un 7,4% di questi soggetti presentano invece criticità più importanti, in quanto sono direttamente interessati da pregiudizi di natura fiscale o da reati spia, e molti di questi soggetti presentano anche carattere di ulteriore interesse, perché magari hanno partecipazioni in più società anche con codici Ateco differenti. Quindi il tema delle variazioni è un tema da tenere sotto controllo, lo porteremo all'interesse anche di questo gruppo internazionale per fare degli ulteriori approfondimenti, ma il messaggio che alla fine voglio restituire è un messaggio positivo. È vero che ci sono degli indicatori di rischio allo stato potenziali, ma gli anticorpi del sistema paese funzionano, perché tutti i sensori che abbiamo inserito ci stanno restituendo informazioni, e sono informazioni così preziose che noi mettiamo a fattor comune anche con i paesi dell'Unione Europea e anche extraeuropei, perché magari il nostro paese dal punto di vista della normativa è anche più attrezzato. Allora, interessante Guido questo rapporto. Prefetto Rizzi, le chiedo solo 2 minuti di pazienza, perché dobbiamo dare i titoli del TG delle 10, poi torniamo perché vogliamo farle un altro paio di domande sempre riguardo questi temi. Studio 24, ancora buongiorno al prefetto Vittorio Rizzi, vice capo della Polizia, buongiorno, ben trovato, e buongiorno anche a Guido Boffo, vice direttore del Messaggero. Guido, ti avevo promesso una domanda al prefetto prima della pubblicità. Volevo sapere quali sono i settori economici più a rischio di infiltrazioni. Di solito si tende a pensare che quello della ristorazione, che è il settore, uno dei settori che ha sofferto di più durante la pandemia, appunto, sia particolarmente vulnerabile, ma magari ce ne sono altri e magari il prefetto ci può indicare quali siano, e se questo rischio è uniforme su tutto il territorio italiano oppure ci sono delle aree del paese che sono appunto più soggette. Allora guardi, il dato è variegato, nel senso che se guardiamo al dato del maggior numero delle variazioni societarie, queste riguardano principalmente il settore immobiliare e il settore del commercio all'ingrosso, però questo è in generale il dato delle variazioni societarie. Mentre per quanto riguarda le aree geografiche dove sono avvenute, principalmente nel nord, come regioni la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna nel nord e la Campania e il Lazio per il centro-sud.
Questo, diciamo, è il dato nazionale. Invece, se andiamo a vedere le variazioni societarie avvenute nelle società interdette, quindi nelle società dove c'è un accertato rischio di contaminazione, questo avviene nelle regioni storicamente sedi delle mafie storiche italiane, ovvero la Campania, la Calabria e la Sicilia. Questo è il macrodato. Poi nel momento in cui siamo andati a fare questo lavoro nei settori della ristorazione e degli esercizi ricettivi, lo abbiamo fatto a Reggio Emilia, lo abbiamo fatto a Latina, lo abbiamo fatto a Cosenza e a Trapani per cercare realtà in qualche modo omogenee in aree geografiche diverse del paese e soprattutto in un settore che, diciamo, è un settore che ha sofferto molto la crisi economica perché hanno sofferto lunghi e prolungati periodi di chiusura. Certo. Tutto sommato il sistema ha tenuto perché gli interventi governativi diciamo, e probabilmente anche una solidità di base ha fatto sì che fino ad oggi il sistema ha tenuto, ma un 25% di situazioni di rischio, cioè di soggetti che sono a rischio di infiltrazione, costituiscono un indicatore da tenere presente e da approfondire. Senta, prefetto, avrà visto che in queste ore si parla molto del cosiddetto decreto semplificazioni, a cui è collegato anche, diciamo, forse verranno stralciate le norme sui subappalti, c'è chi chiede la cancellazione del codice degli appalti. Ecco, cancellare norme del genere rischia di creare un vuoto normativo nel quale poi, si possono insediare le infiltrazioni mafiose. Insomma, è un terreno scivoloso questo. Guardi, è un terreno scivoloso e queste decisioni ovviamente spettano l'autorità politica. Da tecnico le posso dire che il sistema Italia è un sistema che funziona perché, contrariamente a quello che avviene in tanti paesi, noi abbiamo dalla legislazione antimafia una serie di norme che riguardano soprattutto le interdittive, riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione che costituiscono uno sbarramento e un argine ai rischi di infiltrazione. Ovviamente in un'epoca di crisi economica bisogna conciliare questo sistema di garanzie che sono assolutamente necessarie per garantire la trasparenza, per garantire il buon andamento, con le esigenze di celerità. E anche questo è un'esperienza che l'Italia ha già fatto, la ricostruzione del Ponte Morandi ha coniugato l'una e l'altra esigenza, ovvero l'esigenza di effettuare controlli, ma di effettuarli in maniera veloce e spedita. Quindi il modello Genova è un modello che può funzionare, dice la prefetto Rizzi, anche perché, come ricordava, c'è bisogno di accelerare sul recovery. Sono grandi gli appetiti delle mafie sui soldi del recovery? Guardi, ovviamente noi facciamo un esercizio che è un esercizio teorico perché Certo. stiamo parlando di qualcosa che ancora non c'è, ma l'esperienza ci insegna che ovunque ci sono interessi economici e ci sono interessi economici importanti, ci sono gli interessi delle mafie. Oggi noi siamo attrezzati ad affrontare questa nuova fase, che poi è una fase importante per il nostro Paese perché è la fase del rilancio dell'economia e quindi dobbiamo evitare che anche un solo euro venga destinato alla criminalità organizzata, non lo sarà mai, ma potrebbe la criminalità organizzata trovare il modo e la forma per potersene appropriare. Io credo che noi siamo attrezzati, che per esempio l'esercizio dell'organismo permanente di monitoraggio ha dimostrato che si possono intercettare i sintomi al punto tale che ne abbiamo fatto un esercizio a livello europeo e guidiamo questo tipo di analisi insieme ad altri paesi. Lei prima parlava di regioni e di mafia di lunga tradizione, allora oggi è stato arrestato nella notte in Brasile, il latitante numero 2, Rocco Morabito, un narcotrafficante, calabrese. È una vittoria della legalità.
È stata una grande vittoria della legalità, ma soprattutto anche qui un altro grande successo del sistema paese. Complimenti all'Arma dei Carabinieri perché ha fatto un'operazione straordinaria. Ma voglio ricordare che questa operazione si inserisce in un progetto di cooperazione internazionale di polizia che si chiama ICAN, che è Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta, dove più paesi del mondo a guida Interpol e Italia ancora una volta si sono uniti per creare consapevolezza e unire le forze per l'arresto dei più pericolosi latitanti dell''ndrangheta. Oggi le forze in campo, l'Arma dei Carabinieri, il Servizio di Cooperazione di Polizia, ma anche la Polizia brasiliana, la DEA, l'FBI statunitense hanno lavorato insieme ad Interpol con il lavoro straordinario dell'Arma dei Carabinieri per arrivare alla cattura di quello che è un target di importanza assoluta, che è Rocco Morabito, la cui storia criminale è una storia direi che testimonia tutta la pericolosità dell''ndrangheta, un uomo che dopo anni di latitanza viene catturato in Uruguay, evade dopo solo un anno dal carcere di Montevideo, fa perdere le sue tracce, lo cercano le polizie di tutto il mondo. Credo che l'operazione di oggi dell'Arma dei Carabinieri sia un grande successo e un'ulteriore testimonianza del valore della magistratura e delle forze di polizia. Grazie, grazie davvero al prefetto Vittorio Rizzi per essere stato con noi, è stato un piacere averla ospite, grazie e buon lavoro. Grazie.